Diceva Gesù: «Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono». Gesù ci insegna anche il Padre nostro. San Paolo sostiene che non sappiamo nemmeno come pregare. Però spesso non facciamo caso che c'è un tipo di preghiera che dovrebbe avere la preminenza sulle altre, e Gesù ce lo indica chiaramente. È la preghiera che chiede lo Spirito Santo. Quando noi apriamo il nostro cuore allo Spirito Santo, desiderandolo intensamente, egli agisce subito in noi e ci insegna cosa chiedere effettivamente e come chiederlo. Ma dobbiamo essere insistenti e non aver paura di importunare il Padre. Egli è contento quando gli chiediamo qualsiasi cosa buona e non si stanca mai di ascoltarci ed esaudirci, perché siamo suoi figli amatissimi. Spesso ci mette alla prova facendoci aspettare prima di esaudirci, perché lui sa infinitamente meglio di noi che cosa è importante per la nostra anima. Ricordiamoci dunque che dobbiamo essere consapevoli che non sappiamo pregare come si dovrebbe, e solo lo Spirito Santo può orientarci correttamente. Diceva Padre Albino: «L'anima tua è abitazione dello Spirito Santo, che come le colombe rifugge dal cicaleccio. Noi siamo carne nella misura che la assecondiamo, siamo spirito nella misura che lo ascoltiamo e lo godiamo».